Cosa ci sarà mai di tanto difficile a stampare un pezzettino di plastica? Il ragazzo la guardò con aria di sfida. Provaci un po' tu. Il difficile è soddisfare un cliente che quel pezzo lì se lo fa già fare da un'altra ditta, magari in Germania, però poi viene da noi perché ha sentito dire che altri si servono da noi e vuole vedere la differenza. E tu devi studiare e vedere se quel pezzo si può fare con un altro tecnopolimero, scusa, voi la chiamate plastica, che magari pesa un po' meno e però ha la stessa resistenza. Allora, l'azienda viene fondata da mio padre esattamente 40 anni fa, occupandosi di macchine per ufficio, perché appunto mio padre era un fuoriuscito dall'Olivetti. Dopo 25 anni di carriera in questa grande azienda, dove si era occupato prevalentemente di formazione, decide di mettere su la piccola boita, come si chiama dalle nostre parti, inizia appunto a realizzare componenti inizialmente in lamiera, perché ai tempi le macchine per ufficio erano prevalentemente in acciaio. Pian pianino appunto questa evoluzione delle macchine passa dal metallo alla plastica e di conseguenza noi ci adeguiamo a quello che è la nuova situazione. Quindi cominciamo a muovere i primi passi nella plastica pochi anni dopo, quindi intorno alla fine degli anni 70 e chiaramente in maniera molto molto soft, quindi occupandoci di prototipia inizialmente e non di produzioni. Chiaramente col passare del tempo le esigenze cominciano a mutare proprio da parte dell'Olivetti, perché la plastica prende veramente piede e quindi anche noi incominciamo a realizzare le prime produzioni in serie. Diciamo che poi, come tutti sappiamo, circa una ventina di anni fa l'Olivetti comincia ad avere i primi scricchioli e noi, essendo molto vicini, percepiamo che è ora di cambiare aria e cominciamo ad orientarci su mercati diversi quali l'elettrodomestico, il medicale e un pochino di automotive. Negli ultimi 15 anni l'automotive invece comincia a crescere sempre di più, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove l'automotive ha surclassato tutte quelle che erano le altre attività precedenti e oggi possiamo dire di essere praticamente al 90% dedicati a questo settore. La ricerca è sempre in atto per cercare di ridurre il peso dei componenti, soprattutto nell'auto, perché ogni chilo che ci portiamo appresso aumenta il consumo. Oggigiorno le auto stanno subendo un'evoluzione in termini proprio di concetto. Le auto ibride non sono più una fantasia, ma sono una realtà che si possono acquistare nel mercato. L'auto elettrica è un futuro, ecco, che in tanti stanno cercando di capire ed affrontare. In questa visione la riduzione peso e il mantenimento delle funzioni sono, diciamo, uno dei must da dover seguire. In questo termine i polimeri possono dare una risposta. Abbiamo cercato di ricavarci una nicchia che è quella appunto dei componenti tecnici di precisione. Per essere più preciso direi componenti che molto spesso erano o sono realizzati in metallo, cerchiamo di, chiaramente insieme ai nostri clienti, di trasformarli in materiale termoplastico. Questa nicchia ci ha dato negli ultimi anni notevoli soddisfazioni, proprio perché non è così semplice ottenere, come dicevo prima, particolari che prima venivano realizzati in metallo, spesso e volentieri con delle seconde rilavorazioni, quindi anche con dei costi sicuramente più importanti, e ottenerli in materiale termoplastico direttamente da stampo. Questo l'ho detto in maniera molto semplice, ma in realtà, diciamo, nasconde un po' tutto quello che è oggi il nostro know-how. Noi riusciamo a fare tutto questo perché con il tempo abbiamo investito molto sia in persone che in tecnologia, anche perché proprio i nostri clienti negli ultimi anni hanno subito una notevole trasformazione che potremmo riassumere in questo senso, cioè mentre fino a una ventina di anni fa le aziende erano molto verticalizzate, proprio a seguito di questa spinta continua alla globalizzazione, i nostri clienti, che sono le multinazionali che fanno sistema nell'auto, hanno dovuto in pochi anni essere molto capillari in giro per il mondo, quindi seguire i car makers, e proprio per questo hanno dovuto ridurre di molto le loro strutture. Praticamente il nostro cliente tipo è un cliente che ha all'interno l'R&D, l'ufficio tecnico e l'assemblaggio, diciamo, le linee di assemblaggio. Quindi viene da sé che il tecnico che si trova sia l'R&D o l'ufficio tecnico, scendendo in produzione, non ha la possibilità di poter vedere
diverse tecnologie, perché tutte queste tecnologie ormai, proprio per quello che dicevo prima, sono demandate in outsourcing all'esterno. Quindi noi dovremmo riuscire a dare la percezione ai nostri clienti che siamo in grado di dare loro tutte quelle tecnologie e quel know-how che loro non hanno più all'interno. Sicuramente non potremmo tirarci indietro a quello che è un discorso di internazionalizzazione, proprio perché il fatto stesso che i nostri clienti hanno dovuto spostarsi vicino ai loro clienti, di conseguenza stanno chiedendo anche noi di cominciare a fare delle analisi per poterci avvicinare in questi paesi che sicuramente stanno diventando i mercati importanti del pianeta. Noi abbiamo già al momento un'azienda in Tunisia. In parallelo, proprio nelle ultime settimane, abbiamo in corso un'analisi per partire con un'attività in Cina, perché appunto è una richiesta che ormai è diventata sempre più incessante da parte dei nostri clienti, e quindi dovremo dare una risposta anche in questo senso. Ci siamo dati come obiettivo di far partire appunto questa nuova avventura entro l'anno in corso. Anche lì chiaramente partiremo con una produzione come abbiamo fatto in Tunisia, ma con l'obiettivo magari in un secondo tempo di realizzare anche le attrezzature, cosa che oggi per quanto riguarda il sito tunisino vengono fornite dal sito qui Italia.